Buonasera a tutti quanti, sono Lisa o Iris Lisa, benvenuti a questa live dedicata a Sekiro. Credo che si sia bloccato un attimo durante la intro il Streamlabs e mi ha un attimo buttato fuori dai server di Twitch. L'importante è che adesso vada tutto bene. E buonasera a chi c'è già, a chi sta guardando. Ebbene, allora, intanto facciamo un attimo il punto della situazione, dove eravamo rimasti l'ultima volta. Se c'è qualche problema, mi raccomando, fatemelo presente subito scrivendomelo in chat. Ciao Guli, e se c'è qualche problema audio-video, ditemelo subito, così lo tento di sistemarlo, a parte il blocco che c'è stato durante la intro. E allora facciamo un attimo il punto della situazione. Adesso noi ci troviamo nella stanza di Kuro dopo aver sconfitto il gufo personaggio che tra l'altro mi ha, non so come dire, mi ha un attimo lasciata con l'amaro in bocca perché non pensavo che potesse essere così. Non me lo facevo così come personaggio il gufo. Ce lo presentano come un individuo apparentemente benevolo che ha soccorso Sekiro, l'ha accolto, gli ha insegnato tutto quello che sa e invece si rivela essere fondamentalmente un approfittatore della situazione in cui si trova Sekiro perché è evidente. E che il fatto di mirare al potere dell'erede divino è la motivazione per cui Sekiro si trova al servizio di Kuro, fondamentalmente. Questa è l'idea che mi sono fatta io. E il nostro gufo ha mandato Sekiro al servizio dell'erede divino. E tutto questo è stato fondamentalmente un gioco di dietro le quinte del gufo che mirava in realtà al potere del retaggio del sangue del drago. Questa è la mia idea. E noi l'abbiamo sconfitto e tra l'altro è risultato da questo combattimento una cosa molto interessante. A quanto pare, quello che noi ci ricordavamo del passato, del ricordo nel quale possiamo accedere attraverso la statua del Buddha, è un ricordo che in realtà in qualche maniera è stato alterato e non è il ricordo vero e proprio di Sekiro. E questo non si è capito se l'ha mandato perché nel vecchio ricordo il lupo è reclutato e reso immortale. Questo immagino che lo scopriremo. Immagino che lo scopriremo. Probabilmente. Non lo so in realtà perché. Non so se l'abbia detto. Se ti ricordi, Guglielmo, prima di fare la scelta, rinnegare Kuro oppure rimanere dalla sua parte, il gufo ci dice che non sapeva che noi fossimo ancora vivi. Quindi può essere anche che lui non lo sapesse, però ci sono un po' di incongruenze perché non riesco a capire se Kuro ha preso al suo servizio Sekiro dopo gli eventi del ricordo oppure lui era già al servizio di Kuro, non mi sembra. Pensavo fossimo morti e noi a culo qui. È questo che non capisco io. Perché ci sono alcune cose che non mi tornano. Nel senso, all'inizio del gioco noi vediamo Sekiro che viene presentato dal gufo a Kuro e dal momento in cui lui prende servizio da Kuro.
Però è evidente che lui ha già ottenuto il dono dell'immortalità, perché ce l'ha già la chiassa, quella sull'occhio. E quindi la ricostruzione che ho fatto io, e che è quella apparentemente più logica, è questa. E gli eventi del ricordo sono precedenti al momento in cui lui effettivamente prende servizio da Kuro. Ma allora come faceva? Cioè, come faceva a essere morto il gufo? Cioè, è questo che non mi torna, perché nel video iniziale noi lo vediamo il gufo, è questo che mi fa un po', mi fa un po' strano. E poi c'è anche un altro aspetto, non è solo la questione del gufo, c'è anche la questione legata al discorso che noi abbiamo origliato tra Isshin e Emma. Isshin parla di questo Tengu che potrebbe ritornare e a questo punto, cioè io mi ero fatta l'idea che Isshin assumesse volontariamente i panni del guerriero Tengu. O è evidente che Isshin non se ne rende conto di quando diventa questo personaggio. Oppure, a questo punto non capisco. Sono molte cose che ancora non capisco bene del plot di Sekiro. E in ogni caso, adesso noi eravamo rimasti qui. Allora, con Kuro avevamo prodotto. Oppure Isshin è più di là che di qua, perciò sto fermo. Ah, può essere anche quello. Allora, facciamo un attimo il punto. Questi sono gli ingredienti del sentore, l'otto, la pietra, il ramo. E poi abbiamo queste viscere di serpente che non abbiamo ancora capito a cosa servano. E poi il sonaglio del padre, che è quello da utilizzare nel tempio, dal tempio, al posto dell'altro. E direi che sì. Allora, che ci dice adesso Kuro? Oh, tra l'altro questo dolce mi piace tantissimo. A me piacciono tantissimo i mochi. Tra l'altro proprio gli azuki. Mochi alla azuki preparato da Kuro. Conferisce un temporaneo recupero medio della vitalità e un recupero costante della postura. Wow. Il lupo sente che è stato preparato con sentimenti di determinazione e riluttanza alla separazione. Emozioni tanto profonde vengono più spesso rimuginate tra sé e non condivise. Non so se voi li avete mai mangiati i mochi. Chissà se possiamo origliare qualcosa ora che l'abbiamo tagliato. Ah, potrebbe essere. Infatti, era una delle mie idee. Comunque, non so se li avete mai assaggiati questi mochi. Sono dei dolci tradizionali giapponesi che sembrano. Sembrano delle polpette, hanno una forma rotonda, sono bianchi e hanno all'interno dei ripieni di vari sapori. Quello più tipico è quello ai fagioli dolci, gli azuki, che sono una cosa buonissima. Secondo me, però, il gusto degli azuki è tipo il gusto della, come si chiama? La salsa di soia, che o ti piace alla follia o non ti piace per niente. Infatti, ci sono persone che conosco che non li possono assolutamente mangiare, invece sono uno dei miei dolci preferiti. Ok, vediamo. Tiriamo via tutto. Vediamo se. Ma abbiamo imparato che possiamo origliare solo così.
No, non credo che. Dovremmo resettare. Proviamo. No. Attenzione al Fatalis che sta arrivando. Non è un drago. Non è un drago giapponese il Fatalis, quindi. Cioè, non è un drago giapponese nel vero senso del termine. Oh, ciao Cor. Coril, ma pensavo che avessi. Oddio, bisogna che trovi la maniera di leggere più, in maniera più efficiente la chat, perché avete tutti i nomi dello stesso colore. Pensavo che avesse scritto sempre Guglielmo. Comunque sì. In realtà io non l'ho seguito in live, però ho avuto la possibilità prima di andare a lavorare di fare un video reaction all'annuncio del Fatalis, quindi arriverà su YouTube. No, non mi fa origliare nulla, quindi o mi devo mettere da un'altra parte, tipo qui. Anche se non credo. Con il Fatalis, bere un bicchiere. Visto che ho cambiato il nome, eh? Bere un bicchiere d'acqua, Mibu. E tra l'altro, cioè, non c'è solo quello. Non c'è solo quello. Ho messo anche la cartolina. Quindi ci sta molto meglio. La cartolina. Greetings from Mibu. Ok. Allora, ritorniamo. Il mio problema adesso è questo. Il mio problema adesso è questo. Guardiamo un attimo le varie zone. Allora, vabbè, questo niente. Sancta Sanctorum, è chiaro che non ci facciamo nulla. Questo niente. Dovremmo tornare al santuario della grande serpe, è vero? Facciamo prima questa cosa, così sblocchiamo anche questo. Torniamo lì. Io mi ricordavo che questa finestra era aperta, comunque, vabbè. Il dopo allenamento di cosa, Coril? Che allenamento hai fatto? Io ragazzi, perdonatemi, questa sera sbadiglierò un sacco perché ho finito di lavorare veramente capo stasera, quindi. Ah, figo! Figo! Oi! Non ho ancora capito il perché questa gente sta così. Ah, ok. Forse facevo meglio a. Allora, io vorrei uccidere prima il piccolino. Splendido. Grandioso era quello che volevo. Ciao Gasby, buonasera. Io sto aspettando che si scanni una vicenda. È terribilmente deprecabile tutto questo, però. Cioè, stanno facendo tutto loro. Chissà chi sopravvive. Io punto più sul samurai, mi sembra un pochino più. Un pochetto in ritardo perché c'è la grandine, da me ho dovuto tirar fuori lo stendino tipo. Oddio! Aspettate che sto leggendo. Io per adesso mi alleno tramite Zoom, sono nella mia villetta in collina. A Palermo torno verso metà ottobre. Il ninja dei poveri VS7 lance con la katana. No, ma infatti io, cioè, voglio vedere come finisce. Cioè, fate pure. Che pavana che gli ha dato. No, sta a vedere che me l'ammazza lui. Oh, pare che stia vincendo il ninja dei poveri.
Cioè, vince il ninja dei poveri. Ok, ninja. Aia. La. Alla faccia. No, vabbè, a parte che vinciamo noi, però questo poveretto che ha finito lì lanciato, vabbè. Allora, qua, se ricordo bene, c'erano solo delle scimmie. La sblocchiamo solo per avere semplicemente tutte gli idoli sbloccati. Non c'è nessuno qua. C'è sempre stato questo? Secondo me no. Vai. Alla faccia, 220 di esperienza. Ah, sei un bastardo. Cioè, hai aspettato fin tanto che non ho dato la spadata io. I cani di From Software, veramente. Smetti di andare indietro. Allora. Sto posto prima non era mica così. Oilà! Peccato che ho fallito, io e mia mamma abbiamo dovuto asciugare il pavimento. Quando capitano queste cose sono un colpo qui, nel cuore. E ti sono vicino in questo momento. E questo cosa vuole? Da noi. Sì, ma cioè, avete tutti lo stesso moveset alla fine. Con l'aggiunta del veleno. Non vedo la vita. Sapevo. Fammi. Ma sarà possibile? Allora, andiamo in una zona un po' più aperta. Grazie. Chissà perché ci sono tutti questi individui. Vabbè. Avevo la postura rotta. Dai, però, che devo andare dal tuo amico, la Zan. Come si chiama? Se vieni giù, comincia la cosa di prima, te lo dico. Esatto, esattamente. Però stavolta mi sa che collaborerò. Come facciamo prima? Meniamogliene! Che fai? Vabbè. Venga.
Venga, zanna astiosa. E si sposta, vabbè. Oppala. Dio, sti alberi. Sì, non ho scelto una zona bellissima, in effetti. Non ho scelto una zona bellissima. Mi sembrava una buona idea venire su di qua, ma in realtà. Poi è bello che lui pensa che tu sia Ishin e dice che è un demone, ironico. Allora avevo capito bene. Cioè, lui pensa che noi siamo Ishin. Non vedo niente. Aia. Non sto vedendo nulla. Non vedo niente. Ok. Basta con sto veleno. Ulala. No, no, no. Dai, ce la facciamo? Ti mancherà uno sputo. Oh là. Adesso ci spostiamo però, eh? Che mi sta venendo fastidio. Vieni. Vedo. Mi mancava uno sputo. Qua moriamo. Non so come sto facendo.
No, 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 no! Ah, abbiamo la risurrezione. Ok. Se morivamo adesso. Ok, mi sono perso il primo critico. Con sti ninja From Software ci ha divertito a metterli in delle arene infami. Allora, chi è questo che è morto qui? Comunque sì, è evidente che lui ci ha scambiato per Ishin. Perché è Ishin che è venuto qua ad ammazzare tutti. È Ishin che ha cominciato ad ammazzare tutti quanti. Noi semplicemente lo stiamo facendo per riflesso perché ci attaccano adesso. Allora. Oddio, le polpette con i chiodi. Vabbè, ecco, quello è una cosa abbastanza tipica, purtroppo. Comunque il Cimoji doppio contro di lui è broken, spammalo. Avevo. Mi sono dimenticato di togliere questa. Mi sono dimenticato di togliere questa. C'è stato un attimo. Di sì, ce l'hai fatta, poi missato il primo critico e panico. Sì, probabilmente si è vista una luce negli occhi di panico. Però ho detto, dai, comunque ha la postura che è praticamente sbragata, quindi. Goccia di sangue. Why? C'è una goccia di sangue del drago qui. E io non credo che dovremmo andare giù di qua. Credo che semplicemente questo qui fosse utile ai fini della trama. Allora, adesso che abbiamo fatto questa cosa, io non so. Allora, quasi quasi proverei a ritornare qui per vedere se Kuro finalmente dice qualcosa. Visto che l'altra volta non abbiamo origliato, dopo che abbiamo fatto un'altra erede del drago e ha conficcato l'altra lama nera. Plot. Comunque il prossimo boss c'è un modo easy e uno hard. Tutti i blind run lo fanno in modo hard perché non sanno come farlo. Fantastico! Fantastico! No. Direi che il caro Kuro non ha più niente da dire. E allora io, stando a quello che ci ha detto di fare lui, io tornerei, andrei nel ricordo. Figuriamoci se lo posso fare in maniera easy. Andrei nel ricordo, che mi sembra la cosa più logica da fare a questo punto. Nel ricordo, altrimenti che alternative abbiamo? Ah no! Kuro ci aveva detto di andare all'ingresso della grotta nuziale. Ciao Beck, buonasera! Kuro ci aveva detto di andare all'ingresso della grotta nuziale. Non lo so. Allora, le strade sono due. O qui, oppure nel ricordo. Tu Guli consigli dopo la grotta. Per il momento abbiamo fatto l'altro folle, il folle nell'altro ninja dei poveri che si era installato. Il ninja dei poveri che si era installato dal, come si chiama? Dal santuario della grande serpe, altro boss. E poi adesso stavamo decidendo dove andare. Dunque, tu Gasby dici ciò, che la grotta è quello hard easy. E il ricordo invece. Allora, io sarei molto curiosa di andare a vedere cosa c'è nel ricordo.
Sarei molto curioso perché voglio vedere che cosa cambia effettivamente. Cos'è la cosa che non ci ricordiamo bene? E io di mio andrei nel ricordo. Perché sono molto curiosa. Quindi se voi non mi dite, ormai passo per tenerti come sottofondo e infastidire. Grazie, grazie. Che carino. Che poi ci poteva andare anche a piedi al tempio. Oddio. Chissà cosa combiniamo stasera, ragazzi. Sono stanchissima. Però ho detto, la voglio fare lo stesso. Alla live. Per quel boss si può fare in maniera facile, in maniera difficile, ovviamente lo faremo fare in maniera hard. Ma non mi dite niente però. Allora, io ragazzi, sono ancora affranta per quello che è accaduto al nostro amico qua, però. Ehi. Si fa modificare la protesi. E basta, lei non ci dice nient'altro. Però il fatto che lei ci dica di fare attenzione non mi. Vabbè. Massimo torniamo indietro. Massimo torniamo indietro. Non mi trollate, per favore. Non dite entra nel ricordo e poi tipo c'è la peggio boss fight di tutto Sekiro. Ok. Quindi mi devo immaginare che i cambiamenti nel ricordo sono solo dopo, cioè, insomma, da questo punto in poi. Volevo cambiare gli oggetti. No, questa la tengo, tanto che non vedo chi è. La carpa con gli occhi spara laser. Ma no, io ho già paura, ve lo dico. Si entra e non si esce da qui, fantastico. Ok, un altro ninja dei poveri. Quindi, visto che sappiamo, Signore del Cielo. Ah, ma si può uscire? Ma che lupi sono? Aia. Ma quanti me ne manda? Quanti me ne manda l'osso di sti lupi? Ma quanta vita c'hanno? Aia. Miseriaccia. Mi ricordavo che fossero due. Non farlo fischiare come? Che ha fischiato nel momento in cui sono entrata nell'arena. Vabbè, degli adepti ormai non ce ne frega più niente. Quindi gli devo stare addosso così che lui non fischi. Non fischiare. Oh là là.
Vabbè. Dai, cacchio. A me sti Mikiri che ogni tanto vengono, ogni tanto non vengono, mi fanno girare le scatole. Ma perché? Perché? Devi aspettare mezzo secondo in più per quei Mikiri. Dove cazzo? Dio santo il fuoco. Nel fuoco sono andata a finire. Io veramente. No! Grandi l'animazione in ritardo. Dove sei andato? Oppala. Sei una merda, sei una merda. Vieni, vieni qua. Cane di merda. Balla coi lupi. Gioca ad Animal Crossing così ti rilassi. Dipende, dipende. Mio Dio, quei cani. Cane di merda. Questo mi fa venire in mente terribilmente il demone capra. Basta con quel salto di. Non ho capito come sono morta. Gli sono appiccicata, gli sono appiccicata! Gli sono appiccicata in un angolo, come faccio? Questo è quello che mi stavo chiedendo anch'io, perché questo tizio è qui? Se io lo uccido nel futuro, ma anche qui. Che è il passato. Io.
Quindi? Allora, aspetta, 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 aspetta. Grazie, signore, per questi piccoli regali. Il mercante Simmel Patches che trovi all'inizio del ricordo. Aspetta che tutte ste fiamme. L'ha trovato? Sì, l'ho trovato. Sì, ma l'ultima cosa che hai detto è un po' spoiler, essendo che l'ultima volta che l'abbiamo visto era vivissimo. Perché tu puoi ucciderlo nel primo ricordo dopo averlo incontrato nel presente? Si può uccidere nel ricordo. È una cosa che puoi fare all'inizio gioco. È uno dei pochi NPC che puoi uccidere. Oh cielo! Perché non è innocente. Ma sta cosa è bellissima comunque. Cioè, il fatto che il fatto che gli NPC siano attaccabili o meno, in base alla loro innocenza. Indovina chi l'ha ucciso pensando fosse uno stronzo. Tu, ovviamente. Che cosa? Non ho ancora finito. Cioè, ho appena. Mi gira un attimo la testa. Qui non ci si poteva andare, che io ricordi. Ma guardate quanta gente che c'è. Guardate quanta gente che c'è. Non ho capito se devo andare da questa parte o non devo andare da questa parte. Ok. Allora, adesso quasi quasi. Perché non mi posso accostare? Vabbè. Visioni di culo. Oddio. Con calma. Però siete esattamente dove vi volevo. Perché adesso voi vi striggererete e io vi posso saltare addosso. Visioni di ossa grosse. Perché ossa grosse? Non so perché, ma mi sta girando un po' la testa. Spero che smetta, onestamente, perché è un po' fastidioso. Chi m'ha visto?
Forse quello. Ah, ce n'è uno dei due che è un po' più avanti. Allora, se tu ti muovi, tipo, su Twitch non si può fare body shaming, bisogna dire ossa grosse. Beh, insomma, cioè, vabbè. E forse riesco a fargli il giretto dietro. Forse. Ma nel dubbio. No, non sarei riuscita a fargli il giro sotto. Dietro. No! Come? Il ninja respawn. Io spero. Cos'è questa musica? Ok, di qua c'è il po. Il pozzo. Lì. No, veramente. Chiudo tutto e poi ci vediamo un'altra sera. Ma perché mi sono riposata? Allora. Signore, why? Oh beh. No. Non ho messo il coso della marionetta? Caso serve. Best farming spot avanti. Ah, giusto, level up. Non me l'ero perso. Miglioriamo la nostra forza d'attacco. Gli attributi fisici. Rosario delle 8 preghiere. Le ombre solitarie sono gli agenti fidati del governo centrale. Ognuno dei 17 figli del leader Masatsuna Oribe è specializzato in qualcosa, dal veleno a Segugi Shinobi. Fino adesso io ho visto della gran gente che urlava, che fischiava e arrivavano dei cani. Bene. Cori l'ha riscattato bere un bicchiere di Montepolizzo. Di nuovo con sto Montepolizzo. Allora, vediamo se il nostro burattino qua ci aiuta. Vai, burattino. Menagliele! Oh là là. Ma guardate che swing, ragazze! Mi ha dato una pavana. Top 10 anime betrayal. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, grazie, lo faccio subito. Che sono figli è vero, poi figli di chi è da vedere. Un amaro buonissimo che fanno vicinissimo a casa mia, non l'ho mai sentito. Top 10 anime betrayal. Ora sappiamo tutta la gente che attacca Ashina da dove sbuca il governo centrale. Splendido. Povero Cristo. Sto venendo anche da te, stai tranquillo. Ecco.
allora. Adesso a me piacerebbe andare però di qua. Se ha un senso andarci. Qui. Perché immagino che non cambi nulla. Immagino. Spero. Non lo so cosa cambia, effettivamente. Chi c'è qui? Tu se vuoi mi aiuti, burattino. Burattino, dovresti aiutarmi. Guarda, lo sto infame. Questo non sta facendo niente. Ops. 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 Basta! E la mia marionetta adesso? Ah, è morta, perfetto. Vai a fare visita al nostro compratore di scaglie, se c'è ancora. Ritorna nello stesso punto. Infatti stavo pensando, sarebbe interessante andare a vedere il compratore di scaglie. E qua immagino che si salga su. E si vada dal buco dove eravamo prima, esattamente. E bene, ma Guli, te intendi andare dal nostro compratore di scaglie? Da qui, però, immagino. Anche perché nell'altro ricordo non ci possiamo tornare. Credo. Direi. Perché non è partito il critico? Vabbè. Oops. E lo sai cosa faccio adesso? Questo è un buon spot per il farming e immagino che avanti ci sarà solo di meglio, quindi. E andiamo dal nostro amico compratore di scaglie. Vediamo, vediamo. Allora. Che però c'è tutta la zona infamissima. Allora, mi serve una marionetta. Forse era meglio fare lui. Perfetto. Andate, marionette. Vabbè. Grande, ma mi vengono dietro fin qui. Forza l'attacco. Io mi diverto un sacco a usare queste cose.
Infatti, il mio personaggio di Dungeons and Dragons o Pathfinder, quando ci sarà, sarà sicuramente un personaggio che fa di ste cose. E le mie marionette? Vabbè. Vi ho voluto bene. Posso? Grazie. Io ho bruttissimi ricordi in questo posto qui, perché qui è la prima volta che ho subito le prime frustrazioni legate a Sekiro. Alla pagoda ci sono andata e in realtà sì, cioè però nel ricordo di prima, ci andiamo adesso. Me ne ero scordata, è vero, che si passa di qua. Ci andiamo. Tra l'altro mi chiedo, ci saranno delle altre carpe qui? Non mi pare. Non mi pare. Non c'è altro? A posto, allora torniamo indietro. Sì, la prima volta ci sono andata. Tra l'altro lo strumento prostatico che trovi è fighissimo, solo che non sono in grado di usarlo. O, insomma, non sono in grado di usarlo in maniera efficiente. È veramente bellissimo, però. Allora, ci si può teletrasportare? Viaggio? No. Tenuta. Allora, qui no. Perché è evidente che da qui cambia qualcosa. E allora ci teletrasportiamo qui. Ma è riuscita ad usarla bene troppo tempo fermo dopo che la usi non ne trae abbastanza beneficio. No, allora sai cosa? Ma questo per, è un mio problema anche legato tipo a... come si chiama? All'Ichimonji. Io molte delle mosse che ho a disposizione, delle abilità, non le uso perché ci mette troppo o a farle e a me sembrano troppo veloci i nemici e quindi dico, fanculo, faccio in un'altra maniera che ci metto, faccio prima. Faccio prima. Aspetta un attimo. Ah! Grazie Coril. Coril mi ha mandato la foto dei come si chiama? Dei Monte Poliso. Ma cosa c'è dentro il Monte Poliso? Perché forse mi sono persa al momento della chat in cui lo dicevi. Comunque, ragazzi, non so perché mi è cominciato a venire un mal di testa atroce. Ok. E qui non c'è il ninja corvino. Puoi fare delle cose fighissime, tipo teletrasportarti le spade del nemico e colpirlo. Sì, se lo sai usare bene. Se lo sai usare bene. Qui, nell'altro ricordo, c'era un ninja corvino che ovviamente qui non c'è. Allora, giusto per scrupolo, vado a vedere se qua si è aggiunto qualche oggetto o qualcosa, ma non credo. No. Allora ti chiedo quali sono gli ingredienti. Io non uso mai gli strumenti prostatici, ma le abilità sono la mia vita. Io purtroppo, non lo so, avrò un problema di coordinazione sicuramente. Io faccio fatica ad usare... E tanti tasti, infatti con Monster Hunter ho forti forti problemi, perché quando devo fare tipo i counter con la spada, che sarebbe una sorta di contrattacco, oppure per insomma schivare dei colpi, è una tragedia. Io faccio molta fatica se devo utilizzare più tasti assieme in una volta sola, che è stupido, però non lo so. È un mio limite.
Andiamo a vedere cosa ha combinato. Io ho paura a immergermi. Lisa, come hai superato i tuoi traumi relativi alle meduse, immergendomi nei videogiochi? Ah no, ancora lì. Ma esci di lì. Ti ho già dato un sacco di roba. Si tratta di un amaro con insieme di erbe locali. Prevale il sapore del mirto e dell'arancia ma. Oh, buono! Buono! Non è mica cambiato nulla. Non è cambiato nulla. Boh. Questi sono i cani che mi piacciono, che vanno giù subito. Ho detto una cosa orribile. Quindi... Che bastardi che siete. I cani della From Software sono veramente qualcosa di bastardissimo. Ora che ci penso, c'è un insetto che tu... che tutti uccidono, la zanzara. No, uno dei miei... non possiamo neanche definirlo cocktail. Uno dei miei liquori preferiti è il Baileys. Mi piace tantissimo. E ditemi questa cosa. Cambia qualcosa in questa zona? Cioè, come si chiama? Tra questo idolo e quello della dove eravamo prima. E allora? Una piccolissima azienda familiare che fanno il Monte Polizzo, che prende il nome proprio dal monte che è vicino. Solo nelle zone senza idolo. Poi fanno il limoncello e il liquore della licorizia, che quelli sono quelli tipici, sì. Però il Monte Polizzo non l'avevo mai sentito. Allora, quasi quasi io viaggerei fin là e torniamo dove eravamo prima. Ora ci divertiamo, non dite così, che tra l'altro ho anche mal di testa. Volevo vedere. Ah, sì. Sì, era perché ero lì. Perfetto. Oh, signore. Ecco, qui non ci si passava prima. Passato un deltaplano sopra casa mia. Io avevo la finestra aperta. Un secondo. Da me i motorini ti salutano. Ci divertiamo per due, per tre. Io ti consiglierei di tornarci poi se hai mal di testa. Però fai te. Non lo posso prendere l'occhi. Altrimenti lo prenderei volentieri. Non lo posso prendere. Purtroppo no. Se adesso mi peggiora vado a prendere una tachipirina al massimo. Allora, possiamo pro no, prendo un farmaco per cui non si possono prendere determinate altre medicine, assieme a quello. E
Ed è il motivo per cui delle volte se ho proprio forti mal di testa, smetto di giocare. Perché ci possono essere delle, come si dice, delle animazioni o alcune cose dei giochi che mi possono dar fastidio, allora mi devo fermare. Se sto proprio male, chiaramente. Non è questo il caso. Allora, qua c'è della gente che bivacca. Sono tutti ubriachi, fradici. Vai, marionetta. È bruttissimo il suono. No, 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 ma che... Loro sono amiibo. La mia marionetta è ancora viva. Ah, cioè, però c'è un altro tizio. Aspetta. Facciamo diventare lui una marionetta. Vai, marionetta. Chi è che mi sta tirando il fuoco? Scusate, metà da dove arrivi? Chi sei? Non mi fate arrabbiare perché vengo con uno dei giganti dopo. No, 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 marionetta! A me le cose flesciose mi picchiano sulla testa, manco fosse un martello. No, io ho proprio dei problemi un pochino più complessi, niente di particolarmente grave, però devo starci attenta a certe cose. E infatti le prime live che ho fatto, non so se perché sono fotosensibile, allora ti dico, ci sono molte, molte animazioni, molti sparaflash, chiamiamoli così perché non mi viene in mente un nome fatto meglio, che si vedono tipo nei giochi o nel film, che danno fastidio a chiunque, però chi è particolarmente sensibile chiaramente sta male subito. E non è il mio caso, però teoricamente io non dovrei sforzarmi tanto, stare tanto davanti agli schermi, e infatti è anche per quello perché non gioco tantissimo come vorrei, perché non posso proprio. Cosa per lo speciale 100? Io consiglierei di chiamarla Bo nel caso veramente della Latreon. Alatreon Amiibo. Allora, ah no, perché non mi ricordo se l'ho detta la scorsa live. Non so se l'ho detto, che in occasione dei 100 followers farò una live un po' particolare. Avrei in mente di fare una live un po' particolare come si può dire, sul genere di quella che ha fatto Sabaku con il Masseo e con chi era? Con Dario Moccia, credo fossero, che hanno fatto una live alcolica. Adesso la devo organizzare un pochino meglio, bene, perché è chiaro che non ci si può ridurre in maniera deprecabile. Sto tentando di disincastrare il filo delle cuffie che si erano incastrate con quello del controller. E no, bestemmia e alcolismo no, però sì, cioè, la vorrei fare, ma in maniera... Sì, una live particolare. Una live particolare. Non so ancora con che gioco, però. Non so ancora con che gioco farla. Però la devo organizzare bene perché sì, insomma, non ci si può ridurre da schifo in live. Ma perciò tutto.
tutti con gli shot di Shakir e bevi animali. No, è la fine, cioè è la fine, mi volete male, una cosa del genere. Cioè, volevo cambiare e mettere questo. Questo. No, adesso ripensandoci, c'è già qualcun altro da poter utilizzare, non è male. Ho bruttissimi ricordi riguardo questa zona, perché la prima volta che ho provato Sekiro io sono finita subito nel ricordo. Dai, quella la farò io per i 100 quando ci arriverò. E soprattutto quando riprenderò le live. Dai Ruben, ti aspettiamo tutti, ti aspettiamo tutti. E poi dobbiamo fare quella benedetta live in cui si parla anche di Star Wars. Non credo di aver capito bene. Questa cosa non mi piace. Proprio per niente. Proprio per niente. È dimagrito. Non ci ho fatto caso. Non c'è il nostro samurai qui ad aiutarci. Grazie. Non mi pare in realtà che sia dimagrito particolarmente, però. Abbiamo parlato di. Vabbè, abbiamo parlato di Mibu e arriva il rappresentante di tutti gli ubriaconi del gioco. Mi sembra abbastanza lecito. Arrivo, Gasby. Ammazzo sto. Se non resto bloccata nei sassi, ammazzo questo tizio. Che mi potrà essere utile. Cacchio, urli! Oi là là! Tutto ciò è perturbante. Spero sia stata la mia marionetta. Marionetta, cosa stai facendo? Non so chi sia morto. Ok, non la mia marionetta. Cioè, sì, la mia marionetta. Marionetta. Cioè, io avevo fiducia in te. Ma cosa fa? Ehi, basta, eh? Ah, non si può morire qui così. Ma quindi? Vabbè. E ci siamo sprecati una bella risurrezione. Sakè di Ashina. Era un po' che non trovavamo degli alcolici, in effetti. Allora, io immagino di dover origliare questi. Scusatemi. Mi arriveranno tutti addosso quei due. Cioè.
白田屋敷、存外にたやすかったな。フクロウの手引きもなかなかのものではないか。おりゃ深めえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。e beve. Aria chiedo, do che do da qui, ma sanari can io. Ma gaman shiro. Ika ni tatramoto, shosen wa inaka no hagure shinobi. Nani ga dekiru koto mo arumai. Ora benito sake sei. Risata latrante. Vabbè. Allora, qui c'è sicuramente una strategia che io in questo momento non vedo. Però, secondo me, non li devo affrontare tutti e due assieme, ma uno di loro sarà... infatti, l'ubriacone aveva capito tutto. E bisogna utilizzare uno dei due come una marionetta? Possibile? Mi sembra di aver visto un altro ai lati dell'arena, però. Quindi lo leviamo di mezzo. Il cinepanettone dell'anno. Natale ad Ashina. Non so bene cosa... Non so bene come dovrei fare. Io volevo il coso. Ma... Cioè, chi mi dice che non arrivano tutti e due assieme? Quello è il problema. Quale devo richiamare? No. Quindi è chiaro che da qui non li attiro. Dai, non voglio fare la cosa kamikaze. Il ninja ha una sola barra. Sì, ma se l'altro ne ha due, santo cielo. Ehi. Mi chiedo se... Non riesco a cavarne una a uno dei due. Ma intanto bisogna che... Oddio, ma l'hanno ucciso! L'hanno ucciso! Il... Dov'è? L'hanno ucciso il samurai che mi ha aiutato. È veramente orribile, Giuso. Fa diventare il ninja un burattino e via quello accanto. Ma secondo me non ce la faccio a farlo diventare un burattino. A parte che uno dei due si sta già triggerando. Forse li ho finiti? Li ho finiti. Li ho finiti. Quindi, o mi faccio tutto il percorso e li vado a ricomprare.
Sì, ma non ce la faccio a fare diventare, cioè. Perché la barra sua non c'è? In realtà tu mi serviresti come burattino. Mi serviresti anche tanto. Mamma, l'anima degli mortacci tua. Questo ninja dovrebbe essere uno di quelli che viene ucciso dal Tengu al castello. Però mi farebbe comodo come marionetta lui contro Giuso. Però è anche vero che, cioè, se Giuso è una merda. Vai. Li perderemo tutti. Li perderemo tutti. Allora, adesso Giuso dovrebbe essere rimasto solo. E io ho ucciso quello che gli era dietro. No. Però una vita gliela posso togliere instead. Vediamo. Chissà. Chissà, no, c'è quella merda là. Forse ce la facciamo. Forse, forse. Dai, Giuso, fai schifo, vieni qui. Vieni qui. I piedini. Aia. Vieni qui invece di star lì. Aia.
Io, lo stronzo che mi sta tirando il veleno. Ok. Sto arrivando, piccola merda. Dove sei? Bastardo. Non mi vedi che sono già in difficoltà? Pugno di fuliggine. Appunto. È finita la parte easy. Oh, signore. Signore pietà. Ma cos'è sto sfarfallio? Vieni qua, te, la tua lancia. Io non ti combatto qua dentro. Vieni qui. Sei in mammaluconito. Vieni fuori, che fuori si combatte benissimo. Ma porca di quella miseria. Questo, scusatemi. Hola. E muori. Cioè. Guarda come c'hai ridotti. Vabbè ragazzi, Lisetta carissima, vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao Coril, ciao. Questi sono gli odiatori di Mikiri. Ma sta gente. Mi tiro dietro una marionetta così. Vai marionetta, fai qualcosa. Sì, ma non si può, non si può, non si può. Non si può. L'ho fatto il Mikiri. Una bella bomba. Una bella bombetta tutta su quella struttura. Allora. Peccato che non ci possa passare di qua.
Mannaggia la miseria, mi ero dimenticato. Ora nell'arena ci sono tre falene. No, no, non ditemi che cioè, chiudiamo e poi ci salutiamo. Più isci ne curo. Sto più in alto di te, come fai a beccarmi? Adesso che so che ci sono quei bastardoni con le lance, me ne faccio uno. Ma questo non doveva proprio accadere. Ma quindi lui rimane. Eh beh, giustamente. Lui si è allertato, non capisce cosa succede. Però ti sei girato ed è una cosa buona. Perché forse, forse, forse. Ah, intanto prendo quello. Wait, it's all curo. Cioè, hanno gli occhi sotto le scarpe questi ninja qui comunque. Perché mi vede l'altro da lontano, l'arciere, e lui non mi vede. Questa cosa è assurda. Ma perché mi sono messa qui? Mezzo avvelenata, mezzo ustionata. Questa cosa è assurda. È assurda. Spero di no. Spero che Kuro non sia il. Cioè, io voglio fare. Voglio rendere il ninja la mia marionetta. Però prima devo disfarmi di quello lì. Non è ustionata, non è avvelenata. Sa solo quello che non è. Oh, perfect. E vabbè. Va bene, ormai l'abbiamo capito che con i Mikiri non ce la facciamo stasera. Peccato per la mia bellissima marionetta. Arciere, hai rotto il ca. Vieni, vieni, caro. Vieni con me. Vieni, vieni. Te devi combattere con il tuo fratello. Ti è.
Compresse, andiamo a vedere la stanza nascosta, come diceva prima Guli. Allora, dov'era però? Oh, che bello, è un kimono che è steso. Allora, qual era? Era una di queste, no? Mi sa che era una stanza a fianco. No? Eccola, eccola. A lei faccio cadere tutto, è un po' diversa. Intanto resta accostata al muro. Scostati dal muro. Mi sa che prima di vedere qualsiasi cosa ci sia nell'arena della falena, vado a prendermi una tachipirina. Qui non c'è niente. Ho rotto un bellissimo dipinto, tra l'altro. Non c'è niente. Niente, niente. Questo non si gira, chiaramente. Me la ricordavo un po' diversa. Adesso mi perdo dentro le stanze. Me la ricordavo un po' diversa. Consiglio, per non sforzarti troppo potresti leggere il manga di Sekiro in live. Tanto sono 8 capitoli e lo usi come chiusura. Consiglio. Cioè, dici per stasera? Dici per stasera? Tanto vorrei vedere. Ma immagino che la sala sia sempre la stessa. Non penso che partirà subito qualcosa. Sì, perché andando avanti potrebbe peggiorare il tuo mal di testa. È quello con la storia di Ambei. Vediamo. Prima guardo da lontano. ほう、向かってくるのか。 Cosa ci fai tu qui? Cosa ci fa? Ah!
Ruben, sei diventato il mematore ufficiale. Are you approaching me, Lisa? Oh, signore. Allora, fatemi fare qualche minuto di pausa in cui vado a prendermi una tachipirina. E poi vedo se riesco. Altrimenti credo che seguirò caldamente il consiglio di Ruben. Allora, mi metto qua. Ecco, chi ti ha pugnalato con una grande spada la scorsa volta? Che pezzo di merda. Che pezzo di merda. È vero, porca miseria. Nella cutscene c'è una spada che è enorme. Infatti io dicevo, ma di che cavolo è sta spada? Mio Dio. Allora, facciamo come ho detto, qualche minuto di pausa e vedo se riesco a riprendermi un attimo e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Per forza, ti dice, pensavo fossi morto, t'ha ucciso lui. Va bene, un attimo di pausa e poi torno subito. Va bene, a tra poco. La bellezza di sto boss è pari solo alla sua rognosità. E così lo uccida la prima. Guarda, se lo uccido la prima, vado di là, mi verso un bicchiere di vino e lo bevo davanti a tutti. No, davanti a tutti no. Lo bevo e poi vi dico, ho bevuto il bicchiere di vino. Allora, no, non ho riposato, non ho riposato. E detto da te, Beck, che è rognoso, sto boss mi preoccupa. Sì, col cacchio che lo uccido la prima, adesso non ci prendiamo per il culo. Proprio detto così. Cosa potrebbe essere utile? Allora, se fa le stesse cose che fa sulla torre. Cosa potrei mettere? Forse questo potrebbe essere utile contro di lui che ha fatto degli attacchi. Vediamo. Sto andando per ipotesi, eh. Sto andando proprio per ipotesi. Guarda te che figlio della merda. Veramente. Se lo uccido la prima gli regala una figura scelta non superiore ai 20 euro. Best scommessa. O magari fosse come all'osservatorio. Magari. Non sarà mai come all'osservatorio. Ma mai nella vita. Perché gli possiamo parlare solo a una distanza così? Stupida io.
Non ho nemmeno capito cosa ha fatto. Ha usato le castagnole, ma non ho capito come. Ma perché sono stupida? Perché? E l'ha anche fatto per bene, ha tirato sulla spada. Occhio che è molto più rapido e aggressivo. Ma a parte quello, cioè, ha una barra della... Cioè, non gli faccio un cacchio. Non gli faccio un cacchio. Non gli faccio veramente niente. Vorrei vedere cosa fa questo confetto. Anche se penso che sia una puttanata, usare. Io ne avrei almeno due più forti da dire, ma non posso. No, 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 no! Perché mi parte da saltare quando lui fa così? Mi ha tirato la polvere da sparo! Non l'ho, l'ho visto solo adesso! L'ho visto solo adesso. Lì bisogna saltare. Madonna. Lì bisogna saltare. Ah, cacchio. Oddio, ma quello è l'attacco che dovrei avere anch'io. Caspita. Questa qui. Questa. Scatto d'ombra. Non lo so. Me lo dovrei... Mi dovrei studiare tutti gli attacchi... Gli attacchi che fa. Io non voglio immaginare la seconda fase. Ma proprio per niente. No, non me la voglio immaginare la seconda fase. Non me la voglio immaginare. Dopo che gli ho tolto la prima vita, cosa c'è? Il nulla. Quello è il problema, se ci metti tanto a farla prima, poi la seconda è peggio. Ops. La seconda fase è orgasmo puro, ma nella seconda aggiunge un attacco e una meccanica molto facile da capire. Ti consiglierei vivamente di imparare bene la prima fase, vedi che la seconda fase verrà da sé. L'unico consiglio che posso darti è tenerti poco più indietro di dove ti prende quella polvere che ti lancia, per poi attaccarlo subito e fargli la capriola dietro le spalle. Quando fa quell'attacco pesante e lento dove alza la spada. Lasciami stare.
che peccato, stavo riuscendo a cavarli. Visto, gli hai tolto un quinto di vita pian pianino, vedi che lo impari. Un pochino l'ho capito, solo che continuo a fargli pochi danni. Continuo a fargli pochi danni. Contro di lui le abilità sono essenziali, io lo punivo con utilizzando la lama mortale, ma a te consiglio la prima abilità che è molto veloce. Ditemi. Lancia i gufi. In che senso lancia i gufi? Ora ci sarà un gufo che gira? Lui si teletrasporta nella posizione del gufo. Allora mi consigliate di stargli un attimo lontana per vedere cosa fa? Gli sto un secondo lontano per vedere quello che fa, sperando di non crepare immediatamente. Ho tutta la vita. Che figo! No, 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 no! Lo sapevo. C'è troppa roba che gira sullo schermo, non riesco a capire su cosa concentrarmi, cazzo. Scusate la parola. Secondo me non va via quel gufo lì con i semi. Quindi mi devo tenere quella roba che frulla per lo schermo? Cioè. Accetto i complimenti e onestamente sono sorpresa un po' anch'io, perché probabilmente con un altro non va via. Perfetto. Cioè, mi devo. Questo è come cose, come Caped. Cioè, io non ce la posso fare. Io Caped non ce la faccio per quello. Dio santo! Perché mi dimentico che fa sta cosa? No, lo sapete, vero, che non ce la faremo più a fare una cosa del genere stasera. Come quella che ho fatto prima. Ci vuole troppa pazienza che io adesso non ho perché voglio arrivare alla seconda fase. Però, ragazzi, è una delle cose più belle che abbia mai visto in un boss di un Souls-like. È una cosa bellissima. È fatto benissimo il gufo. Noi comuni mortali fa la fonda e danni a meno del Mikiro. Lisa schiva 2 o 3 volte a casa con lui che ci passa di traverso. Lo riesci a fare tipo con il meme di Observe, sarebbe bellissimo. Oh signore, perderò l'uso delle mani dopo aver finito di giocare a Sekiro. Ma dove?
Oppala. Te sei un infame del ca... Sei un infame del ca... Non mi far parlare male. Oppala. Spostati, Sekiro. Non so come abbia fatto a prendermi, che mi stavo parando, ma vabbè. Scusate se non sto parlando molto, ma è la concentrazione. Un secondo. Dottore, dottore, dimmi tutto. Ho un problema nel pollice, dottore. Non ho mai visto un pollice così mal ridotto. Cosa hai fatto? Ho giocato a Sekiro. C'è di peggio per il pollice. The try hard is real. Adesso c'è quel gufo di merda. Perché si è sloccato? Cioè. No, 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 no. Oi, 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 oi. No, no, Lisa, idiota, sei un idiota. Sei un idiota. Questa è stata tutta fortuna.
Levati, grazie. Dai, porca di quella miseria! Ops. Smetti di teletrasportarti, ti prego. So come ho fatto. Dov'è? Ragazzi, la tachicardia.
Oddio. Bisogna che beva. Ma che cazzo? La posso fare. Probabilmente sono in una condizione pietosa, per favore fatemi vedere come sono conciata perché... Prega ad un idolo dello scultore, il padre adottivo affrontato in una vecchia memoria. Era nel fiore degli anni. Fiore aromatico, fiori del sempre in fiore sbocciati in un vecchio ricordo, trapiantati da Takeru che ha portato il ramo con sé in memoria del regno celeste. Chi cerca la purificazione deve dare a questi fiori le lacrime di drago, l'erede divino del retaggio del drago, recidendo così i vincoli che legano il portatore immortale del sangue del drago. Voi non potete capire come mi si è sentita nel momento in cui ho finito gli oggetti che erano le ultime cure. Nel fiore della sua età, il gufo aveva i capelli grigi. Lisa, dove potrei metterla la clip? Ah, su YouTube, su Facebook. Dopo la carico io su YouTube. Il gufo adottò il cucciolo affamato, lo crebbe come uno shinobi, con tale passione che iniziò a sperare di poter combattere fino alla morte con lui. Il suo desiderio si è realizzato, anche se solo in un vecchio ricordo. Quindi noi adesso nel ricordo, che è il passato, abbiamo trovato il ramo con i fiori. Sì, alla fine era un bel daddy, però, cioè, insomma, ha fatto anche delle cose discutibili dal mio punto di vista. Oltre al fatto che ti voleva uccidere. Curiamo quelli che si sono ammalati. E direi che vi faccio questa domanda. Se io vado da Kuro, se io vado da Kuro e gli porto quei fiori, va avanti, succede qualcosa, oppure per voi sarebbe meglio finire qui invece di andare da Kuro? Ditemi voi. Da Emma. Che Emma, l'ultima volta che l'abbiamo vista, era qui.
Ragazzi, non potete capire. Cioè, io l'ho sempre giocato offline, Dark Souls, eccetera, eccetera, Bloodborne, e quindi, cioè, condividevo solo con me stessa la frustrazione di non andare avanti perché il boss non mi faceva andare avanti. E forse, cioè, devo dire la verità, è peggio in live, c'è più soddisfazione perché non so, cioè mi rendo conto, se fossi stata da sola, probabilmente forse ci avrei messo di più a farlo, nonostante quando sono offline io pensi di giocare meglio. Però da sola forse ci avrei messo di più, non lo so. それちがょ。どこ桜の花。ああ、確かに。間違いありません。少し顔を見せてください。何かあったのですこらまにいな。これで巫女様の人返りが叶う。なすべきことを。なすだけだ。わかりました。どうか武運を。狼殿、なんだ。どうか武運を。ああ、non glielo posso dare il sake, quindi non si rimorchia. Tra l'altro, ho ancora mal di testa, te lo volevo dire. Posso flexare un pochino perché ho ancora mal di testa. Niente, questo è il solito dialogo. Bene. Esatto. Quando Emma ti dice buona fortuna, siamo nella merda. È cambiato di nuovo l'atmosfera, mi sembra. Forse, non lo so. Allora, io ragazzi finirei qui perché, come ho detto, ho ancora un po' di mal di testa e comunque mi sento di aver fatto qualcosa stasera, per cui si può anche chiudere qui. Quindi io finirei qui. Sai perché lo scultore scolpisce statue? Perché è uno scultore. No, scherzo. E non lo so in realtà. Cioè, ci ho riflettuto sul perché lui possa aver cominciato a scolpire statue esatto. Ho pensato che, visto che si ripete e chiude là, no, dai, ho pensato che magari si ritenesse colpevole di qualcosa, oppure, insomma, si ritenesse di aver perso, ritenesse di aver, scusate, non riesco più a parlare, ritenesse di aver perso il proprio onore, non essendo più in grado di fare lo shinobi. E in un certo qual modo allora ha cominciato a scolpire dei Buddha che sono delle figure religiose per una sorta di, come si dice, non mi viene in mente la parola, di anche espiazione o sì, l'onore e il braccio, l'onore e il braccio. Però io penso una cosa, penso che in un certo qual modo dentro di sé lo scultore forse si senta anche un pochino, come si può dire? Ho questa impressione tutte le volte che torniamo da lui al tempio, anche se
come si dice, anche se è sempre burbero, ci sbuffa quando gli parliamo, eccetera, eccetera, io ho l'impressione che vedendo i progressi di Sekiro, lui sia, non lo so, abbia, si senta un pochino più in pace con se stesso. E io penso che ci abbia salvati proprio per quello, perché lui ha visto che ne eravamo nella sua stessa situazione. C'era stato mozzato un braccio e lui ha pensato, magari questa persona riuscirà a fare quello che io non sono riuscita a fare. Cioè, continuare la via dello shinobi nonostante io sia meno matto in questa maniera atroce. Sì, il braccio del suo ce l'ha dato. Sì. Il braccio che gli ha fatto il padre di Emma, Dogen. Allora, io ragazzi, finirei qui. Finirei qui. Sono molto, molto, molto contenta, nonostante ci abbia messo un po'. E sono veramente contenta. Credo, cioè, sicuramente si poteva fare meglio, si poteva fare meglio una fight di quel tipo, poteva essere fatta con sfruttando di più le abilità, però sono contenta. Quindi grazie a tutti e niente, alla prossima. Buonanotte a tutti, ciao.